Bene, 24 agosto 2021, e il titolo di questo video editoriale la dice un po' tutta. Emergenza idrica a Reggio Calabria, ma non solo, ma in tutta, quasi tutta la città metropolitana. Molti sono i comuni che stanno, diciamo, soffrendo questa problematica che rende la vita davvero insopportabile, nel senso che dove manca l'acqua durante l'estate la qualità della vita sicuramente scende, si vive male, non parliamo poi di eventuali turisti che magari possono subire questo, chiamiamolo così, questo inconveniente. Insomma, l'immagine tutta di una città metropolitana, ma in questo caso anche un po' di tutta la Calabria, perché comunque poi ieri si sono riuniti i sindaci anche di Catanzaro, di Rende, tanti altri sindaci che comunque hanno lo stesso tipo di problema. La vera questione è, lo diceva anche ieri sera qui a Piazza Italia, dove adesso ci troviamo, anche Saverio Pazzano con la sua protesta. Il problema è che l'acqua c'è, le reti idriche sono in alcune zone vetuste, in alcune zone funzionano, ma in ogni caso probabilmente non c'è una programmazione. Noi concordiamo su questo perché questo è un problema che va programmato per tempo, sono anni che comunque bene o male in ogni estate c'è il problema, per cui bisognerebbe creare un gruppo di lavoro, più che task force, chiamiamolo gruppo di lavoro, che si occupi esclusivamente di questo e che dia dei risultati. Insomma, non è più possibile che ogni anno, adesso siamo nel 2021, nonostante abbiamo ancora la fortuna di avere l'acqua, perché l'acqua c'è in abbondanza per tutti, solo che non si riesce a distribuire nelle case. Questo è poi Sorical, che abbia dei problemi finanziari, anche questa è un'altra barzelletta, perché comunque chi gestisce l'acqua non dovrebbe avere problemi finanziari di nessun tipo. Questa storia che i comuni debbano pagare alla Sorical, insomma, è un sistema che non funziona. Io lo dico in maniera semplice e diretta, cioè non ha alcun senso. L'acqua è tra quei servizi come la salute, aspettate che adesso ecco, vi ho messo un attimo in pausa. Cioè, l'acqua, così come la sanità, secondo quanto silenzio le notifiche, vi stavo dicendo, l'acqua, così come la sanità, come i trasporti, come la raccolta dei rifiuti, cos'altro, anche l'energia elettrica, se vogliamo, sono dei servizi imprescindibili, nel senso che devono essere dei servizi sempre e comunque garantiti, anche in piena, se fossimo in piena guerra. E poi sono dei servizi che alla fine non debbono portare dei guadagni, ma devono portare al risultato finale. Il risultato finale qual è? Intanto che non ci sia spreco né di energia elettrica, né di acqua, i rifiuti vengono raccolti in maniera differenziata e i trasporti abbiano dei prezzi equi un po' per tutti. Cioè, detto questo, su questi quattro pilastri bisognerebbe poi lavorarci. Non ho messo la salute, che la do per scontata, lì la salute deve essere un'eccellenza nel modo più assoluto. Pertanto in questo bisogna un po' rivedere le cose. Perché ci devono essere passaggi? La Sorical che gestisce, i comuni che pagano, e poi il comune fa la rete idrica e la Sorical apre e chiude perché il comune non paga. Ma perché cazzo di barzellette sono queste?
Cioè, non funziona più così. Creare enti, cioè dei posti fici, dove la gente si mangia dei soldi e che vanno sempre, sono sempre e comunque in difficoltà, bisogna finirla. Bisogna un po' tagliare tutti questi passaggi, tagliare tutti questi dipendenti, questi carrozzoni. Ci sono dei carrozzoni che non hanno motivo di esistere e che spendono milioni e milioni di euro, si mangiano milioni e milioni di euro. Per l'amor di Dio, c'è gente che prende lo stipendio, ma non se lo merita perché non fanno nulla. Ci sono alcune strutture dove la gente non ci va mai e prende fior di quattrini, e su questo faremo sicuramente delle inchieste. Ci sono delle strutture pubbliche dove c'è gente che prende stipendi e non fa un cazzo dalla mattina alla sera. Cioè, ma basta, i posti fici che non sono produttivi, basta. Le persone giustamente devono lavorare, ma bisogna che producano, che diano dei risultati e che ne rompano le scatole che vanno sempre in deficit o comunque hanno sempre problemi. Cioè, cerchiamo di essere anche un po' seri da questo punto di vista. Molto probabilmente si lascia correre, si lascia vivere e lascia vivere, ma vivi e lascia vivere un cazzo. Cioè, quando poi l'opinione pubblica o comunque la gente deve subire gli sperperi degli altri, perché poi non è il cittadino comune che sperpera, sono questi enti che si creano giusto per accontentare gli amici degli amici o i compari, e questa cosa bisogna dirsele, perché poi nei posti troviamo gente raccomandata per lo più, ma raccomandata o simil dranghetista. Cioè, quindi di che cosa stiamo parlando? Quindi cerchiamo un po' di regolare il minimo. Regoliamo il minimo. Una volta si regolava il minimo alla macchina, adesso sono tutti computerizzati. Cioè, regoliamo il minimo della decenza a tutto ciò. Non è possibile nel 2021 che delle famiglie intere stiano senza acqua per delle settimane. Ma stiamo proprio scherzando? Quindi insomma, il problema c'è ed è serio. Noi su questo adesso dal 1 settembre inizieremo a fare i nostri faccia a faccia, inviteremo dirigenti politici, chiunque avrà la voglia ma soprattutto il coraggio di misurarsi con noi, perché non faremo sconti a nessuno. Chi viene ad essere intervistato con noi deve sapere che comunque non sarà fare dei comizi, ma a domanda risposta. Quindi vogliamo entrare nel concreto dei problemi, perché poi io lo vedo, non ci sono inchieste dalle nostre parti. Sì, c'è la cronaca giudiziaria, ma non si approfondiscono tutte queste sovrastrutture, chi c'è, chi non c'è, andare a vedere, tranne qualche accenno di qualche testata giornalistica che magari poi lo fa anche per avere il tornaconto indietro, ma comunque questa è un'altra storia che vi racconterò forse, perché poi non è che... non si parla di queste sovrastrutture così inutili, di gente che percepisce stipendi da favola senza fare niente. Cioè, ma ragazzi, di affitti pagati inutilmente, sempre dagli enti pubblici. Cioè, c'è uno sperpero di denaro incredibile, a vantaggio di pochi furbi, i furbetti del quartierino. Insomma, questi furbetti adesso bisogna fare in modo che hanno preso tanti soldi, adesso basta. Avete già succhiato, siete stati già dei parassiti, perché sono dei parassiti della società. Questi sono i veri parassiti. Questi che sfruttano le loro conoscenze per accumulare denaro, questo è il parassita. Non chi vive con i 500 euro del reddito di cittadinanza, che mi viene da ridere quando si discute su questo. I veri parassiti sono costoro che prendono affitti milionari per ospitare delle strutture pubbliche, quando il pubblico se li può creare le strutture. Questi sono i parassiti, quelle infrastrutture, quelle
sovrastrutture inutili che servono solo a, come ho detto prima, a creare dei postificio per gente che magari nella vita non vale niente e si trova poi collocata magari in posti di responsabilità. E infatti poi vediamo quali sono i risultati. Se le cose non funzionano è perché è la testa che non funziona, non è che sono i cittadini colpevoli. Hai voglia che si dice, e mi dispiace per l'assessore albanese che giustifica il fatto che ci sono dei sabotatori nei pozzi, ma quali sabotatori? Rocco, sì, ci può essere il vandalo che ti va a rompere le scatole, ma forse per disperazione, ma no che ti fanno, mirano sui pozzi o sulla struttura idrica per fare in modo che non arrivi là. Di che cosa stiamo parlando? Non ci crede nessuno. Io credo a Babbo Natale, credo più a Babbo Natale che a queste cose. E quindi cerchiamo di non spostare il problema, ma focalizziamolo. E il problema è che c'è in molti settori queste sovrastrutture che gestiscono il pubblico che sono inutili. Allora questo sì che è il vero problema, altro che dell'atto vandalico, eccetera. E poi quello che manca è una visione a lunga scadenza, 3 a 5 anni di questa città, di dei paesi. Poi nei paesi non ne parliamo, non c'è nessuna visione. Lì nei paesini, vedi Roccaforte del Greco, giusto per fare un nome, che è il paese mio di origine, cioè lì si attende dall'oggi al domani che passa, arriva l'alba e il tramonto, cioè senza fare nulla, completamente zero. E poi c'è qualcuno che ha l'ardire di dire non è colpa di questa amministrazione, che è colpa la mia. E che amministra può avere un minimo di iniziativa per cercare di cambiare le cose, non il cittadino. E quelli fanno passare da un giorno all'altro, dice io sono il sindaco, io sono il vice sindaco, piacere al cavolo, e si va avanti alla via così. E intanto il paese muore. Un po' questo succede poi su larga scala, si ingrandisce, non ci sono programmi, prospettive che poi incidano mese dopo mese, anno dopo anno, e alla fine dopo 5 anni puoi dire caspita, guarda, ho preso la città o il paese in un modo e guarda come l'ho portata. Qui si prende la città o il paese in un modo e guarda come l'ho distrutta. Quindi questo è un po' il ragionamento da fare, ma molto molto semplice. Quindi è inutile che si cercano poi giustificazioni del cavolo. Cioè non funzionano le cose, bisogna dirsele, non funzionano. Funziona poco e niente. Detto questo è chiaro che insomma, no, non, il tutto non si risolve molto facilmente, ma se, mai si inizia, mai si finisce. Quindi cerchiamo, lo ripeto sempre, se continuiamo a fare le stesse cose, pensiamo che le cose cambino, non cambieranno mai. Quindi a partire dal piccolo paese come Roccaforte del Greco, ad arrivare alla città di Reggio Calabria, tutta la città metropolitana, tutti i paesini, tutti i comuni, 97 comuni, se continuate a fare sempre comunque le stesse cose, se continuiamo a tenere questo status quo, poi anche la regione è un ente inutile, ma che cosa deve ma quali leggi regionali devono fare? Ma queste cazze di regioni che hanno creato anche qui dei postificio, dei mangiasoldi, dello spreco di soldi. C'è uno spreco enorme, parliamo di miliardi di euro sprecati. C'è gente che guadagna, alcuni dirigenti guadagnano 200.000, più del capo dello Stato, 200.000 euro l'anno, e prendono anche dei premi di produzione, mentre la Calabria è affossata. Dovrebbero ridurre del 50% ogni anno di degrado e quindi arrivare a uno stipendio normale, altro che dare 200.000 euro più i premi. Qui si creano veramente delle situazioni che sono paradossali, e quello che mi fa specie e che comunque mi dà da pensare è che non ne parla quasi nessuno. L'informazione, queste cose le lascio sempre sotto bosco, invece bisognerebbe averli sempre in prima pagina. Cioè, la prima pagina dovrebbe essere: si sprecano soldi e la Calabria affonda, si sprecano soldi e la nostra collettività sta sprofondando. E io sono un ottimista per natura, però adesso basta.
Adesso è passata anche quest'estate, oggi è già il 24 agosto, ci troviamo in una situazione davvero difficile. Adesso dice, ma senti chi parla? Sì, questa è una voce, cerchiamo di ascoltarla. E poi condividete i miei video se ne avete voglia, basta che premiate su Facebook il tasto che trovate in basso a destra, condividete e condividetelo, fate in modo che comunque questi messaggi arrivino, altrimenti me la canto e me la suono. Ho capito, sono magari dei discorsi, non sono delle barzellette, sono discorsi impegnativi che vi fanno dire ma sì, magari alla fine chi se ne frega. Bisogna uscire da questo stato, da questo stato mentale, dice, ma sì, chi se ne frega, tanto non cambierà mai nulla. No, usciamo poco poco e facciamo la nostra parte di quello che possiamo ogni giorno, anche noi stessi. Cioè, non è più possibile vedere gente incompetente, scelta e selezionata, che fa parte di staff e staffetti, che comunque sono solo lì per essere accontentati. Non va mica bene. Bisogna che nelle istituzioni ci sia il meglio, non il peggio. Ecco, anche queste cose bisogna dirsele, ma non nel fare pettegolezzo in giro, bisogna dirsele, bisogna urlarle. Ma perché ti scegli il peggio? Ma perché? Beh, su questo ma perché vi lancio questa frecciata. 24 agosto 2021, la frecciata giornaliera dell'arciere, al cuore di chi mi vuol bene. Ma poi il vaffanculo a chi mi vuol male ci sta e come. Appuntamento dal 1° di settembre con il faccia a faccia, ne sentiremo delle belle. Chi avrà il coraggio di sedersi faccia a faccia con me lo vedremo, chi rinuncerà lo sputtaneremo.